Un saluto a tutti amici del web, siamo il giorno della mia laurea per la prima volta, vlog con i miei parenti. Special guest, sì. Miei cugini, là li guardate, li guardate. Mamma mia. Ve li presento, Nicolò ha detto il bono. Bomber, Valeria detta, che ora mi presento la special guest, Valeria detta, Silvia e il super bomberissimo Alessandro. Saluta i miei amici del web, ciao a tutti. Allora, chi è Dado Bugs in famiglia? Allora, la Valeria che la porta fuori. Ora è un dottore. Il terzo dottore in famiglia, la quarta di noi, chi è Dado Bugs? È uno che noi lo chiamiamo Croccio. Che spieghiamo a chi non è calabrofano. Allora, Croccio vuol dire che è alto, è fingerlino, diciamo. Ed è bello. E dato che a volte sta un po', diciamo, come un gancio. È un gancio che nelle domeniche in famiglia si sporca. Ma non è vero, io trovo che mi sporco di me. Non è vero, allora diciamo questo, io il cliché che mi sporco, perché quando parlo è vero, magari no, perché io mentre mangio parlo, però sono quello che si sporca di meno. Quindi diciamo, mentre mangio parla. Sì, però sono quello che si sporca di meno in realtà. Non è vero. Io non perché sporchi gli altri, sporchi alla gente. Si sporca sempre me. Racconta Silvia un aneddoto di che cosa abbiamo fatto come sport insieme. Che sport abbiamo fatto fino all'anno scorso? Allora, due sport. In primis fitbox. Secondo, però prima spiega fitbox come. Fitbox con Nadia. Sì, con Nadia. Salutiamo, che so che ci segue. Che però che so che ci va. No, ma dici proprio esattamente in un corso. In un corso da Silvio. No, oh, in un corso femminile. Femminile, vabbè, grazie. Veramente non era femminile. Vabbè, grazie. Mica se. Vabbè, grazie, è lui. Dovrebbe venire anche l'altra special. Nicola, la chiami l'altra special guest. Malinco. E poi in quale altro corso siamo andati insieme? Macumba. Che è Zumba? Che è Zumba, però Zumba. Un po' più lento, tipo c'erano solamente noi due gli unici giovani e poi le anziane. E praticamente la cosa più bella è che l'istruttrice faceva forza ragazze! E c'era lui! Cioè nessuno lo calcola. Ed in ultimi altra special guest, mia zia! Eccola qua che si mette in piedi! Ma che carina! Ok, allora, zia ad alta voce, in maniera tale che ti sentono da casa. I tuoi amici. Degli amici del web. Chi è Dado Bugs in famiglia? Hanno risposto loro, vediamo zia che cosa racconta. Vai. In che senso tra voi chi è? No. Chi è veramente Dado Bugs in famiglia? Come sono in famiglia? Un aneddoto, dai, racconta un aneddoto qualsiasi. Valeria ha detto che sputa quello palo. Io ho detto che queste cose belle. È terribile, se è un playboy. Ecco. In famiglia, in famiglia. Quello che dico a noi piace, a noi piace. Nonna, mamma, zia, ecco. Ti voglio tutti. Cugine, sì. Siamo tutti attratti. Dai, una vai. Ma l'avete visto quanto è bello oggi? Solo oggi, però. Colazione primavera e inverno. Allora, primavera colazione. Zia ci racconta un ultimo aneddoto. Con questo vi salutiamo. Allora, zii. Ma una cosa seria? No. Allora, zii, quando ero piccolo, da dove sempre. Dicevo che provenivo? Dai, ecco, raccontiamo questo e con questo vi lasciamo. Dal sole. Perché? Che era un pianeta, percorrendo dal pianeta sole. Dal pianeta sole. Quando ero bambino sostenevo che venivo da questo, che era un alieno, venito dallo spazio. Beh, da che pianeta? Dal sole. Questa è la grande cosa. Scriveva e ovviamente poi doveva tornare, sarebbe dovuto tornare al sole. E quando torni? E quando ci torna? Ce lo stiamo guardando ancora noi. Insomma. Bene, questa è la parte più giovane della mia famiglia, zia è l'unica intrusa, ovviamente. La più giovane di tutti. È terribile. Ah, lei è giovane, bionda, alto, occhi azzurri, per questo magra. All'appello della famiglia giovane mancano due cugini che sono sì. I fratelli di Valeria che rimasteremo in una prossima volta e noi ci salutiamo. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi. Ciao. Ciao.